Io, per chi non mi conoscesse, sono Enrico Stefano, uno dei fantastici quattro portavoce in Assemblea Capitolina al Comune di Roma. Quindi, insomma, stiamo vivendo un periodo abbastanza intenso per chi segue un po' le vicende della nostra città. Diciamo che ogni due giorni succede qualcosa, ogni settimana arrestano qualcuno, ogni settimana il sindaco Marino dà la colpa a qualcun altro per i disservizi della città che dovrebbe amministrare, ma che io penso ancora lui non si sia reso conto che è il sindaco della città di Roma. Però per lui il tempo è scaduto, perché sono passati due anni e insomma i cittadini stanno apprezzando il lavoro che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti al Comune di Roma. Dico Movimento 5 Stelle perché ricordiamoci sempre che siamo una squadra, noi siamo quattro portavoce in Assemblea Capitolina, 29 portavoce nei vari municipi, questi ci sono i due portavoce qui del terzo municipio, Massimo e Simone, come ci sono più o meno due portavoce del Movimento 5 Stelle in ogni municipio. Il municipio è la realtà più vicina ai cittadini, più vicina al territorio, sicuramente una delle realtà più difficili. Scusate. Dicevo, appunto, noi in questi due anni abbiamo lavorato su molti temi. Io poi seguo da vicino il tema trasporti e il tema rifiuti, quindi vi potrei raccontare tante cose su ATAC, su AMA, su quello che funziona, su quello che non funziona, come vi potremmo raccontare tante cose sul tema di Mafia Capitale, che sicuramente conoscerete tutti quanti. Mafia Capitale con questo sindaco, scusate, dice scandalo Mafia Capitale. Noi siamo venuti a sapere che mentre noi nelle nostre stanze incontravamo i cittadini, attivisti, comitati di quartiere, lavoratori, i lavoratori delle aziende, nelle stanze accanto c'erano i consiglieri del Partito Democratico e del PDL che incontravano Buzzi e Carminati per i loro affari e si vendevano niente. Riscendo? Vado? Niente, mi hanno dato l'onore di aprire, però quindi mi devo sobbarcare tutti le prove tecniche. Dicevo, appunto, abbiamo scoperto che mentre noi nelle nostre stanze incontriamo i cittadini, gli attivisti, i comitati di quartiere, perché appunto siamo portavoce del territorio, nelle stanze accanto i consiglieri del Partito Democratico e del PDL incontravano Buzzi e Carminati e trattavano su chi assumere o su quanto prendere per portare avanti i loro provvedimenti che gli interessavano, i loro affidamenti. Perché il tema è anche un po' questo, i tanti affidamenti diretti che ancora ci sono in questa città, le tantissime proroghe. Perché Roma come funziona, come viene amministrata anche in questi giorni dal sindaco Marino, nonostante il sindaco Marino voglia passare per il super onesto, ma Marino nella migliore delle ipotesi, e lo dico sempre, lo ribadirò sempre, non si è accorto di quello che succedeva sotto al suo naso. Perché se tu nomini un assessore, nominare gli assessori sono nominati sulla base fiduciaria del sindaco, il sindaco una volta eletto sceglie 12 persone. Una di queste 12 persone che è stata scelta da Ignazio Marino oggi si trova agli arresti domiciliari, quindi Marino nella migliore delle ipotesi non si è reso conto e non si sta rendendo conto di quello che sta succedendo sotto al suo naso, di quello che fanno i suoi collaboratori. Ma se tu non sai controllare neanche i tuoi collaboratori o neanche i tuoi assessori, ci devi spiegare come fai ad amministrare una città come Roma. Infatti poi purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dicevo, come viene gestita la città ancora oggi? Tramite affidamenti diretti, proroghe, tramite l'emergenza. Che cosa succede? Si crea puntualmente l'emergenza anche su fatti che sarebbero prevedibili a distanza di mesi. Pensiamo anche allo stesso giubileo o alla proroga, la canonizzazione dei papi che c'è stata lo scorso anno. Ogni evento diventa un pretesto per lavorare in emergenza e quindi per non fare i bandi di gara e per affidare i lavori a chi? Agli amici degli amici e al solito sistema. Perché noi ogni giorno combattiamo al Comune di Roma un vero e proprio sistema. Quando io penso che io sono stato eletto in Assemblea Capitolina a 25 anni spendendo 130 euro di campagna elettorale e accanto a me tantissimi consiglieri comunali hanno speso il limite di legge, quindi 145.000 euro di campagna elettorale, 145.000 euro, quindi qualche zero in più a quello che ho speso io. Quando poi un consigliere comunale in 5 anni, se fa tutte le presenze, perché noi siamo pagati tramite un gettone di presenza, quindi se partecipiamo a X commissioni o X consigli veniamo pagati, se no no, un consigliere comunale in 5 anni al massimo guadagna 125.000 euro lordi.
Quindi questi signori perché hanno speso 150.000 euro di campagna elettorale se poi in 5 anni ne guadagnano al massimo 125.000 euro lordi? Perché questi sono tutti i dati pubblici che si trovano sul sito del Comune di Roma, anche se è un po' difficile scovarli. Perché ci sono consiglieri comunali che dichiarano, perché noi dobbiamo pubblicare la nostra dichiarazione dei redditi, dichiarano redditi di 30-40.000 euro l'anno ma poi ne hanno spesi 100.000 di campagna elettorale? Chi gli ha dato questi soldi a queste persone? Perché si investe così tanto per andare a fare il consigliere comunale? Quindi, come vediamo, purtroppo Mafia Capitale è intorno a noi e il consiglio comunale funziona così. Se voi andate a vedervi le spese della campagna elettorale troverete delle cifre spaventose che noi ovviamente non riusciamo a comprendere. Infatti noi in assemblea abbiamo poi portato un linguaggio completamente diverso, un approccio completamente diverso, e quando abbiamo affrontato tante battaglie ci siamo trovati contro indifferentemente dall'estrema destra all'estrema sinistra, perché tutti utilizzano lo stesso metodo lì, il metodo dello scambio, del favore, soprattutto adesso che cominciano molti a fiutare le elezioni perché probabilmente a maggio dell'anno prossimo si voterà, e stanno portando in aula tutti i provvedimenti che non sono altro che fumo negli occhi da rivendersi in campagna elettorale, ma poi molta poca sostanza. Tra l'altro noi, siccome appunto le magagne purtroppo continuiamo a scoprirle tutti i giorni, perché veramente i partiti lavorano in un modo, forse non si sono mai resi conto, non hanno mai avuto una vera opposizione a contrastarli, quindi fanno le cose sotto la luce del sole, quindi il nostro compito talvolta, purtroppo, lo dico purtroppo, poi da cittadino è molto facile. Noi abbiamo scoperto alcuni aspetti interessanti su questo assestamento di bilancio che è in discussione in questi giorni in Campidoglio. Infatti domani vi invito, per chi vuole seguirci anche in streaming, alle 13 faremo una conferenza stampa in Campidoglio dove dimostreremo che in realtà il sistema di Mafia Capitale è ancora in atto, è ancora in piedi, nonostante appunto la finta onestà che vuole diffondere il sindaco Marino. Quindi ecco, è importante. Poi noi, dicevo, siamo la punta dell'iceberg, siamo dei portavoce al servizio di altri portavoce per un tempo molto limitato della propria vita. Quindi contattateci, avete i nostri riferimenti, noi rispondiamo sempre a tutti il più possibile, perché è importante. L'unico modo per far paura a questi pseudo partiti è quello di far vedere che siamo come noi lo siamo, lo stiamo diventando sempre di più, una massa critica. Tanti cittadini, a prescindere dal fatto che appartengano o meno al Movimento 5 Stelle, ma che sono arrabbiati, che si vogliono riappropriare del loro futuro, della loro città, e quindi portano avanti una battaglia per l'onestà, per la legalità e per la trasparenza. Grazie, io darei la parola a Dario.